Antonio, un bacio, tanto vieni. Cominciando il primo maggio del 1970. Com'era la situazione? Anzi, da dove veniva? Da dove venivo io? Io venivo già da altre esperienze commerciali, esperienze... Improprio? Improprio in società. Cioè, era in società, mi sono, diciamo, staccato da questa società e ho acquisito questo locale. Che esisteva già. Esisteva già, l'ho acquisito e poi piano piano avevo del personale, perché era un locale, già anche allora c'aveva una certa importanza. Poi però aveva, diciamo, era un locale un po' più alla bassa, frequentato dalla donnetta, frequentato dal chiacchiericcio. Com'era la strada allora? La strada era abbastanza frequentata perché c'era un mercato dove non solo veniva la gente del posto, ma veniva la gente fuori posto, perché c'erano alcuni banchi che vendevano delle particolarità e tra questi era il pesce, sicché martedì e venerdì c'era un lavoro e di conseguenza noi lavoravamo tanto, lavoravamo che avevamo a quei tempi la fila fuori la porta. E poi, quando è durato? Questo poi è durato per parecchio tempo. Poi con l'evento della grande distribuzione si è affievolito tutto, perché le
le acquisizioni della gente erano fatte più alla grande distribuzione e meno nei nostri punti di vendita. Quando cominciò il primo, diciamo già i supermercati già esistevano, venivano piano piano e per questo è stata creata la capitale e per Antonio, questo. Scusa, Cinci, scusate l'interruzione. E per questo è stata creata la capitale perché già si vedeva lo spettro alla distanza di questi i primi. E allora noi gli intelligenti, noi ci siamo riuniti tutti quanti insieme per creare questo gruppo, per acquisire insieme, spendere di meno e vendere meglio. Qui è diminuito, in questa zona, il primo supermercato che è stato aperto il 15 dicembre del 94. Molto dopo. Sì, molto dopo, però è stata veramente la gente presa dalla novità, dalla cosa. Una tavola ci vorrebbe. La tavola dove vado a trovare? La porta elevatore. Dove vado? Un po' finirà là. E che dicevo? Che appunto la gente, anche per la novità, la cosa, i primi tempi sono stati terrificante e questi incominciarono a chiudere tutti gli altri negozi, però io non mi sono mai fermato, ho sempre lottato, ho sempre pensato, ho sempre studiato finché uscì fuori i prodotti tipici marchigiani, stimolato mancanza del lavoro, mancanza delle vendite e da lì facendo portando prodotti nuovi con certo interesse che non c'era sul mercato romano, ha creato una certa curiosità e si è rincrementato, però non come prima del supermercato, per carità, poi abbiamo fatto la pubblicità in radio, la pubblicità in radio per un anno ha portato, cioè ci siamo mantenuti, poi abbiamo rischiato, diciamo, abbiamo rimodernato. La catena si chiama? Il gruppo, e oggi si chiama il CRAI che sta in Italia, sta in Europa e sta anche qualche punto vendita in Cina. Dunque torniamo agli anni 70, che c'era in questa strada allora? C'era la vita, c'era la gioventù, la gente. Passi era mentalmente in rassegna tutta la strada, allora, quante baracche, diciamo, quante banche. Ai banchi da spazi sulla piazza arrivavano fino a qui, ci saranno stati 30 banchi. C'era una presso l'altra, c'era gente che c'avevano i banchi che veniva da Fondi, tutte le mattine veniva da Fondi, metteva il banchetto e vende roba, c'era la Scarpara, c'era quella che vendeva i cocci, c'era la macelleria, la salumeria, c'era tutto ciò che serviva, potevi trovare di tutto, dalla scarpe, poi veniva gli occasionali, i negozi c'era, partivamo da questo mio qui, il palazzo appresso c'era un vineolio, poi c'era un macellaio, dove sta lei, accanto a lei un macellaio, su all'angolo c'erano alimentari, sulla piazza c'erano altri alimentari come questo, sulla piazza, dove adesso c'è l'agenzia, a via Santa Sofia, eh? Ciao bella! A via Santa Sofia ce n'era un altro, di conseguenza ce n'erano tanti, però si viveva tutti quanti bene perché c'era per tutto. Poi è arrivato, i negozi che hanno chiuso, hanno chiuso tutti. Sì. E di quello ora praticamente lei è poi il quartiere, sì, io sono il quartiere, si è invecchiato, i giovani se ne andava e i giovani se ne sono andati, sicché poi essendo un posto un po' particolare il costo degli appartamenti è aumentato giorno per giorno, sicché neanche la gente che voleva se lo può acquisire, sicché sono tutti appartamenti ereditati. Capito? Non c'è più una grande acquisizione perché i costi sono perché prima era allora molto che succede? Più, era che su quella palazzina lì c'erano 50 persone, 60, oggi ce ne stanno 4 su una palazzina. No. Certo, lì ci abitano due attori, la figlia di Pregaddio il musicista, ci abita un notaio, lui e la moglie, e ci abita moglie e marito che ci hanno per finire, basta. Palazzo dove c'era così tutti, e così tutti, di conseguenza.
e tu devi lottare, perché tu alla sera devi fare un incasso, perché devi coprire spese, devi coprire, e purtroppo quelle spese lì, se tu non incassi, ci sono stati problemi. Allora che succede? Abbiamo avuto la soddisfazione di arrivare alla fine di questa storia, perché io sono arrivato alla fine che ho la pensione, non è che l'arroganza della cosa ci ha costretto come tanti altri a smettere. Io smetto, ma però è stata dura. Oggi finiamo con soddisfazione, questa storia è bellissima. Questa è la nostra storia bellissima, che la scriviamo stasera, ed episodi, qui c'è da scrivere un romanzo. Ah, uno o due. Cioè, episodi, gli posso dire, a secondo, le persone anziane che abbiamo aiutato, portate, cioè cose all'ospedale, che corri qua, di cose sono state fatte tante. Poi ci sono stati tanti personaggi caratteristici romani. Una volta lei disse una cosa interessantissima, che il negozio di alimentari era il vero nemico della gente, perché misurava la loro possibilità di certo, spesa. Certo, questa sai subito, e la misuri subito, no? Più lo che gli altri, perché tutti i giorni viene qui, tutti i giorni lo misuri, lo vedi, a secondo com'è, gli conosci subito. È inutile che te nascondi, perché poi la professione che te lo insegna, tu leggi 1000 persone dalla mattina alla sera, ti impari a leggere, basta che le guardi in faccia, già l'hai pensato. Ma leggi anche l'alimentari, però è quello più, è quello che, quella spesa che non si può eliminare. Non no? Si può, no, certo, bene o male non si può eliminare, cioè, però oggi il coso, ma la gente, i grossi hanno capito, e sicché ce l'hanno levato, le grandi catene, le grandi cose, dietro ci stanno dei potentissimi, dei potenti che nessuno può mai pensare, invece investono i soldi, hanno investito, investiranno ancora sulle grandi distribuzioni, sulle cose e compagnia. Quindi lei primi, per esempio negli anni 70 la gente che faceva pure credito, lei no? Non... Come no? Avevamo il libretto delle segnate, che scherzo, come no? Il libretto è, io lo posso confessare, io ho avuto molte somate, io ne ho avuta una di circa 11 milioni, una signora, sì, dove ha sposato il figlio, beh, abbi pazienza, poi a un certo punto il figlio si è sposato, loro si sono andati. E che era sulla parola. E certo, è sulla parola, non è che loro ti hanno lasciato un documento, quel documento puoi fare la rivalsa, sicché ne è successi tanti, ma è successo anche di questo, nell'arco della mia vita ho perso anche 11 milioni sulla parola di una signora. Ma in genere invece onoravano la parola? Sì, no, in genere venivano alla fine del mese, pagavano regolari, facevano il conto, pagavano regolari. A fine mese, quando prendeva la paga, pagavano regolari. Poi c'era quella che qua si pagava ogni 3-4 mesi, era un sistema commerciale che adesso non è finito, non esiste più. Lei ha avuto un maestro, mi disse una volta. Io ho avuto un grande maestro. Grande maestro che si chiamava Rigoni Enrico, purtroppo oggi non c'era, ma era un milanese, una cultura, aveva degli insegnamenti. Praticamente è stato lui che ha avviato al mestiere. Beh, io ho iniziato ai Parioli, ho avuto l'onore di servire Totò in Bergamo e via dicendo, Dario Fo, Alberto Lupo, e posso dirle tutti gli indirizzi dove abitavano. Ah, andava pure a casa. Certo, perché si faceva il servizio anche a domicilio, si andava a casa. Ma io ho il bicchiere vuoto, da qua non facciamo video. Dai. Va bene. No, non ti muovere. Ah, vabbè, c'è di tutto. È abitudine, allora è ancora non si appassionato.
Non è che la cosa mi preoccupa, no, non capita.